Disciplina complessa il free climbing, sia per l'aspetto fisico che per la componente psicologica. Letteralmente arrampicata sportiva può essere praticata sia su muri naturali che su muri artificiali. Queste due condizioni differiscono sia per le caratteristiche degli itinerari che per i movimenti richiesti. Una cosa è arrampicarsi su pareti naturali, altra cosa prepararsi per una gara su strutture artificiali. La nostra azione alle prese con una parete non è continua, ma si ripete in successione tra fasi statiche e dinamiche. Tra le prime rientrano i moschettonaggi, periodi in cui vengono messi in sicurezza i ganci in salita. I movimenti in parete sono lenti e non uniformi, caratterizzati da elevata intensità e fasi di recupero. Ciascuna contrazione della muscolatura dall'avambraccio alla mano ha una durata che va dai 6 ai 12 secondi. I tempi di rilascio sono però troppo brevi affinché si possa produrre un recupero completo. Ciò comporta molte volte un affaticamento progressivo di acido lattico intramuscolare. Nella storia dell'alpinismo, l'arrampicata libera nasce con Paul Preuss all'inizio del XX secolo. Fino a quel tempo era comune il pensiero che la vetta dovesse essere raggiunta ad ogni costo, usando scale, bastoni, picchetti e corde. Preuss invece reputava più importante lo stile di salita che il raggiungimento della vetta, utilizzando il corpo sintesi di forza e azione. Il suo integralismo lo portò a rinunciare perfino alla corda di sicurezza, cosa che gli causò la morte in seguito a una caduta. In Europa l'arrampicata libera fu portata avanti soprattutto dagli inglesi, poi altri isolati pionieri in Germania ed Italia si resero conto di quanto fosse differente affrontare una parete affidandosi solo al proprio corpo.